possiamo dire che abbiamo il LEA, abbiamo il nuovo nomenclatore per le protesi, abbiamo il nuovo piano nazionale vaccini, quindi credo che sia veramente una buona giornata per milioni di pazienti in Italia che avranno accesso a nuove terapie e cure. Pensiamo a tutti i malati di malattie rare che aspettavano da anni, decenni di avere accesso a queste terapie, e immaginiamo l'ammodernamento che ci sarà per le protesi, per tutte le persone che ne hanno bisogno, audio, nelle protesi audiovisive. Pensiamo alla gratuità e alle campagne di informazione per i genitori sul piano nazionale vaccini. Sono tre cose importantissime, ma che vengono fatte finalmente dopo decenni. Era un elemento centrale del patto della salute che ho presentato 3 anni fa ed è soprattutto l'inizio di una nuova fase con cui si lavorerà per quanto riguarda le ILEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, il nomenclatore, il piano nazionale vaccini, a un metodo di lavoro diverso in cui queste prestazioni verranno aggiornate da una commissione ad hoc ogni anno in base alle scoperte della ricerca, del mondo scientifico e della ricerca. Quando saranno operativi, Ministro? Cioè, quali passaggi? Adesso tornano alla Camera dei Deputati e dopodiché diventano pienamente attuativi. E poi quindi pubblicati in gazzetta? Esattamente. Conferma gli 800 milioni? Assolutamente sì, cioè, gli 800 milioni sono assolutamente confermati. Ma per questo, cioè, anche per i prossimi anni? Certo, è una misura strutturale, non è una misura... una tantum, e soprattutto poi ci sarà un meccanismo di aggiornamento, quindi poi le regioni all'interno del Servizio Sanitario Nazionale potranno anche aumentare le risorse, come è ovvio che sia e come potrebbe accadere. Sentaci. Ovviamente si risparmia da altre parti, già stiamo vedendo i risparmi che sono arrivati dai primi mesi delle centrali uniche d'acquisto, che sono veramente molto importanti, risparmi che sono da riutilizzare nel sistema sanitario. Ministro, le regioni hanno chiesto, diciamo, rassicurazioni sui 2 miliardi in più. Come ho sempre detto, io ritengo che sia una cifra totalmente adeguata alle richieste. Noi lavoriamo soprattutto per gli obiettivi che ci siamo dati, cioè per il prossimo anno serve un mantenimento, diciamo, della sostenibilità del fondo, di raggiungere due nuovi obiettivi, e cioè intervenire sul tema del personale sanitario, quindi sui precari della sanità, sullo sblocco del turnover e sulla parte legata ai contratti, e dall'altra parte garantire l'accesso ai nuovi farmaci e rifinanziare il fondo per l'epatite C. Ma lei ha avuto delle garanzie, Ministro, che questi 2 miliardi in più ci saranno? Io ce l'ho nel DEF, ma soprattutto, come sapete sempre, diciamo, nelle fasi di bilancio ognuno difende il proprio... però il sistema sanitario nazionale è veramente a una fase di svolta, ecco, io questo vorrei che fosse chiaro, cioè con l'approvazione dei LEA noi abbiamo centrato l'obiettivo principale del patto della salute, in contemporanea abbiamo l'operatività delle centrali uniche d'acquisto e dei nuovi modelli organizzativi di programmazione e di controllo e monitoraggio del sistema che sono già operativi, abbiamo la nuova norma sulle nuove dei direttori generali sanitari e amministrativi che comporta di fatto un controllo e una elevazione verso l'alto dello standard del management sanitario, insieme a tutte le norme sulla prevenzione che abbiamo attuato, cioè siamo dentro una fase veramente che di nuova per il sistema sanitario, che deve essere sostenuta, perché noi siamo ancora, come ci ha dimostrato la premio Nobel che è stata ricoverata qui in urgenza ad agosto in un ospedale pubblico romano, come siamo un grandissimo sistema sanitario, abbiamo una grande eccellenza che va sostenuta e difesa e resa omogenea in tutto il territorio nazionale. Ministro, un'altra cosa, concretamente prevedendo tutti i vari passaggi, i cittadini da quando avranno le nuove cure? Penso veramente entro l'anno. Entro l'anno saranno effettivamente operativi. Esattamente, sì, ovviamente il piano vaccini è modulato in base agli step mano a mano che vengono diciamo, erogate le prestazioni. È incluso anche l'autismo? Certo. Quindi i contenuti sono rimasti quelli, come c'è l'eteologa, l'omologa per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita, anche le prestazioni che si fanno per accedere all'inseminazione, e poi abbiamo tutta la parte legata alle malattie rare che sono più di 118 gruppi, cioè una cosa importante, c'è tutto il tema dell'endometriosi, sempre per rimanere nel tema della salute della donna, ma tantissime prestazioni, io qui me ne sono fatta esattamente la terapia del dolore, abbiamo veramente tante prestazioni, ludopatia e l'adroterapia anche, ricordo che è stato un
appunto qualificante. Tra le nuove prestazioni abbiamo non solo CNAU che è a Pavia, ma anche altri istituti dove si potrà accedere a queste tecniche da tutta Italia, tecniche assolutamente all'avanguardia per la cura del cancro al cervello e per alcuni altri tipi di tumore. Grazie. Scusi, quando si parla di 800 milioni, sono risorse all'interno dei 2 miliardi o sono extra fondo? No, queste sono le risorse del fondo di quest'anno. Quindi i 2 miliardi più previsti per il 2017? No, questi sono fondo 2011, perché gli 800 milioni, come si sono, vi ricordate, li avevo vincolati nella legge di stabilità. Sono state le risorse vincolate nella legge di stabilità per attuare i LEA, su cui avevamo già lavorato lo scorso anno. Gli 800 milioni non sono usciti così, era la cifra che avevamo calcolato necessaria. Il lavoro dei LEA è stato un lavoro molto importante di drafting, cioè abbiamo eliminato le cose che sono obsolete, abbiamo riattualizzato quelle che già si attuano e poi abbiamo aggiunto le nuove prestazioni. Quindi sono sul 2016? Sono sul 2016. Okay. E sono riconfermate? Riconfermate, è una misura strutturale, non è una misura strutturale. Però nel 2017 sono all'interno di quei 2 miliardi? No, sono dentro quello che già noi, di cui noi già viviamo. Il 2017 okay. Aumenta adeguandosi al PIL e alle necessità del... il sistema sanitario nazionale. Quindi non sono 800 milioni in più anche per il 2017? No, grazie.